Adesso faremo, vi faccio vedere come si fa la barba, anzi come si fa la barba, Gaetano. E allora intanto ci vuole la schiuma. La prima volta. Schiuma la barba, la squib, molto, molto buona. E apriamo l'acqua calda, prendiamo l'attrezzatura. Tanto mezzo bagno niente. E allora, attrezzatura sono. Allora, forbicina professionale, come vedete, ben affilata e dritta, dritta. Poi abbiamo rasoio professionale con doppia lama e gel. Questa è per la prima fase. Seconda fase, quella più precisa, dove andate tutti i contorni, abbiamo questa di qua, una semplice, un semplice gilet, sempre filama con gel, però a testina fissa, in modo da poter intervenire sempre precisamente. Allora, nel frattempo, la faccia è arrivata, la sciacquiamo prendendo prima la faccia, ovviamente. La faccia stessa, mettiamo la schiuma, agitiamo bene, sempre bene, agitiamo, tutto bene, e passiamo la schiuma. Devo parlare, questo dico, fa bene cantare mentre si fa la barba perché aiuta a rasoio ad essere più allegro, ovviamente non addormentarsi e tagliarsi, liberare il naso per poter respirare, la bocca per poter parlare, se no non potrei mai dire niente. E allora iniziamo, rasoio questo di qua. No, intanto facciamo riempire la vasca, che intanto, dato che è arrivata l'acqua calda, riempiamo quanto dovuto una bacinella o la lavandina in questo caso. E portiamolo qua. Ma guardate che taglio, che taglio ha questo rasoio, e non è nemmeno nuovo, diciamo, però questa è la fase meno delicata, diciamo, quella più grossolana. E questo no, non dobbiamo avvicinarci al disegno perché sennò si guasta tutto, perché intanto non lo vediamo in questo momento. Stanno suonando al telefono, come sentite, ma io non posso rispondere perché quando mi faccio la barba devo essere concentrato, non c'è, ma mi sono tagliato, insomma, una piccola puntina, ha smesso, vedete, avendo capito che non potevo rispondere, non può essere mai e poi mai. Ho intanto cambiato rasoio per andare a fare queste piccole vasette in precisione, ecco qua, taglionetto e via, ok, facciamo sempre sotto l'orecchio che può rimanere sempre un po' qualche pelino. Ecco qua, adesso sciacquiamo, non deve andare a intervenire sul disegno, intanto la schiuma non serve più. Ecco qua, e allora adesso andiamo a vedere il disegno. Questa cosa non serve più. Allora riprendiamo la lama, questa la più semplice, quella più economica, quella con la testina fissa, non più questa con la testina regolabile, la possiamo anche togliere, non serve più. Allora andiamo a intervenire prima lateralmente. Allora prendiamo lo specchio e andiamo a controllare se è stato fatto tutto bene. Allora devo ok, può andare. Ora andiamo a intervenire all'interno del pezzetto, dato che già l'esterno è stato fatto, e allora all'interno, in questo caso, vediamo in grosso, su questo lato e su questo lato. Ora prendiamo lo specchio che ci aiuterà ad avere un'inquadratura molto più vicina. Intanto c'è qualche po' di sangue, però non morirò di sangue. Scusate, anche se non vedo niente, ma andiamo a intervenire qua, così. Ora sciacquiamo e controlliamo. Adesso dobbiamo eliminare questo di qua, è un mio vizio, riesco a pulire meglio. Allora, eliminiamo questo di qua e abbassiamo i baffi, portiamoli in linea.
senza paura. Una, due. E da questa parte. Ok. Finito. Forbicina, adesso dobbiamo tagliare sotto, qui. E allora andiamo. Questa forbicina è particolare perché è dritta. Non è curva come le forbicine che si trovano normalmente in commercio. E allora metto un paio netto. Ecco qua, cuciamo qualche pelletto in più. Sì. Così, e così. Sciacquiamo. Abbiamo terminato. Sciacquiamo adesso. Possiamo svuotare la vasca, aprire l'acqua e pulire tutti i residui di barba che ci saranno nella lavandina. Andiamo a sciacquare benissimo, benissimo, benissimo. Ecco qua. Asciughiamo, asciughiamo la faccia. Controlliamo l'ultima controllatina. Va bene. Si può accettare. Si può accettare. Un bacio a tutti e alla prossima. Ciao. Barba.